I believe in you. Oh, ma che lo ha lei questo? No, no, Xiaomi. Questo si chiama Alibaba, c'è solo 40 posti. Non è un locale proprio per tutti, diciamo è un locale per noi bravi ragazzi. Tra l'altro qui ci ho conosciuto Melanie, eh. Ma te con Melanie tu ci sei stato insieme un anno? Un anno e due settimane per la precisione. Ma lei non stava con il tuo amico, il Falucci, Ronaldo? E infatti, c'era un periodo mi cercava, mi voleva ammazzare. E ci credo, tu sei un bella mia, tu sei. Sì, va, bella mia, facile, quello non si domanda. Va, no, chi lo so. Ma perché tu gli hai detto ai camerieri che siamo in quattro? Perché gli ho detto a Melanie di portare un'amica per te, almeno tu parli con una donnuccia anche se è qualcosa, sennò tu reggi in moccolo e tutto il giorno tu reggi in moccolo. Io però comunque stasera vorrei andare a letto presto, perché domattina massimo alle 10 vorrei partire. Non ti preoccupare, bambolo, alle 10 si parte. E chi bere? E sono arrivate anche le vostre belle. No! Che c'è? Melanie ha portato la cucina del Falucci. E allora? E allora? È malata. Come è malata? È ninfomane. Eccomi i tuoi fratellini. Ciao amore. Ciao. Lei è Ulca. Chiaramente di soprannome. Leopoldo. Melanie mi ha detto che sei un maestro. Vero? Elementare. Mi sono sempre piaciuti i maestri. Non pensavo che ce l'avesse le mutande. Simpatica, Ulca. Eccomi qua. Allora, ci siete tutti? Che si può ordinare? No, io mi mangio questo perizomino. Se magari mi può portare un po' di pomodori pachino, ce li metto accanto. Ci fa caso, Garantano. Siamo in vena di scherzi. Per primo portali due calzini alla diavola e ragazze a posto. Io mi voglio tenere leggera. Che la notata promette bene. Eccoci. Ragazzi, e c'è il controllo dei caramba! Via, via, venite con me, su, via! Oh, che succede? Succede che tu puoi rimanere, noi sei meglio se si va fuori. Questa trattoria si mangia a braccio. Aspettate tutti di cortilino, forza! Ma che locale è questo? A me sembrano tutti pazzi. Ma siamo rimasti soli, io e te. Chissà, fosse un segno di destino. Forse. Oh, mi è cascato il tovagliolo. Lo raccatto? Lo raccatto. No, Ulca, no, sta buona, dai, Ulca, dai, no, Ulca, no, facciamo ricreazione. No, e nessuno in questo club. Ferma, Ulca? Questo è un club privato, privato di tutto. Non ci stanno nemmeno i clienti. Maresciallo, ok, è tornato un'altra volta. Allora la ci vuole proprio bene, eh? Ulca? Siamo venuti a controllare che questo club privato non sia diventato una trattoria abusiva. Ulca? Maresciallo, ma che la dice? Noi siamo gente per bene, sa? A proposito, tanti saluti dai miei marito. Ecco, proprio lui. Digli che domani mattina gli devo parlare qua fuori. È scomparso un altro motorino. Buonasera, lei è un socio, vero? Cioè? Lei è socio? Io sono maestro elementare. Ma vi state sentendo male? Poi così. Stasera mi manca l'aria. Ce l'ha un documento? Cioè non ce l'avete appresso. E l'ha lasciata a casa. Maresciallo, non dia noia ai clienti. Di già sono pochi. Venga a bere qualcosa. E forse è meglio, va. Tanto tra una mezz'oretta stacchiamo. Ecco. Stacchiamo. Bella. Ma quello chi è? Non l'abbiamo mai visto. È un signore per bene, sa. È incensurato. Certo, è un po' strano, eh? Ma come si chiama? Ah, io non lo so. Io non chiedo ma nulla. Scusi, lei, come si chiama? Leopoldo!